A Teramo, dopo le dichiarazioni fatte dall'ex candidato sindaco Carlo Antonetti, che ha accusato una parte della sua coalizione, in particolare la Lega, di aver remato contro la sua candidatura, è arrivata la risposta del partito del Carroccio, che ha voluto tracciare il proprio bilancio sulle amministrative a Teramo. A farlo è stato il sottosegretario all'agricoltura, nonché leader regionale della Lega, Luigi Teramo. Centrodestra ha costruito una coalizione che prevedeva la presenza di una candidatura a sindaco voluta da un partito della opposizione, e cioè quello di Azione, e quindi questo chiaramente non è stato compreso, accettato e riconosciuto dal nostro elettorato. La Lega lo aveva detto, la Lega era preoccupata rispetto a questa scelta e purtroppo siamo stati profeti sotto questo punto di vista. Per Teramo, a Teramo si è perso per tre motivi: la costruzione di un centrodestra anomalo, un candidato sbagliato e un programma debole che non ha reso credibile la sua candidatura. Teramo inoltre ha risposto anche al duro attacco fatto da Antonetti nei confronti del partito del Carroccio e non solo. Siete stati accusati di aver remato contro la candidatura di Antonetti? Sono accuse che rimandiamo al mittente. La Lega ha portato avanti una campagna elettorale di assoluta correttezza, coerenza, trasparenza, pulizia. Abbiamo sostenuto con tutte le nostre forze la candidatura di Antonetti, pur sapendo che era assolutamente lacunosa e che non avrebbe evidentemente portato a un risultato positivo, ma essere accusati di un fatto così è veramente un atto di vigliaccheria politica. Accusare un partito di aver perseguito l'obiettivo del voto disgiunto dimostra due cose: la prima, che non ha studiato i dati, e questo non mi sorprende; la seconda è un tentativo assolutamente scarsissimo di scrollarsi tutte le responsabilità che invece Antonetti ha. La Lega ha fatto coerentemente e correttamente la campagna elettorale. Aggiungo di più: siamo l'unico partito del centrodestra che ha portato il proprio leader nazionale qui a Teramo per sostenere la candidatura del sindaco Antonetti e chiaramente dare forza alla lista della Lega.